Che paura! Non c'è nulla di meglio di una bella giornata di relax. Correte! Correte! Qualcuno di voi può dire a Ellie e a Pato che cosa devono fare? Seguitelo! Andate con Pocoyo! Correte di qua! Un'altalena! Che bello! Wow! E seggiolini per dondolarsi! E una giostrina! Oh, qui sì che ci divertiamo! Scivolo gigante, caspita! Sei molto gentile, Pocoyo, a lasciar passare Ronfottino prima di te. Va bene, Ronfottino, sì? Sì, ti vediamo! Stiamo guardando! Coraggio, vai! A chi tocca? Qualcuno di voi ci può dire a chi tocca adesso andare sullo scivolo? A Pocoyo! Tocca a Pocoyo! Giusto, tocca proprio a Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo! Dove stai andando? Sei proprio sicuro che ti stai divertendo, Pocoyo? Sei sicuro che non vuoi provare lo scivolo? No! Neanche un pochino? No! Hai paura di quello scivolo, Pocoyo? No! Così si fa! Oh no! Pocoyo!
dici, Ellie? Stai dicendo che hai un po' paura di andare sullo scivolo? Se solo ci fosse qualcuno che potesse andare sullo scivolo con lei. Ma chi? Qualcuno di voi pensa che Pocoyo possa aiutare Ellie a prendere coraggio scivolando insieme a lei? Sì, può farlo! Può aiutare Ellie! Sì, la può aiutare! Attenti! Bravissimo, Pocoyo! Ce l'hai fatta! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Scarpe di Ellie. Ciao, Pocoyo! Ciao! Ho l'impressione che Ellie aspetti qualcosa, ma secondo te che cosa? Ma è un pacco postale! Oh cielo! Un pacco tutto rosa! Potete dire a Pocoyo per chi è questo pacco? Ellie! Giusto, è un pacco per Ellie. Ma che sarà mai? Svelta, Ellie, su, aprilo! Un paio di scarpe! Ellie ha un paio di meravigliose scarpette da sera nuove di pacca! Pocoyo? Credo che Ellie voglia che tu la aiuti a indossare le scarpe nuove. Sono uno schianto! Ellie vuole sapere se vi piacciono le sue nuove scarpe. Sì! Ci piacciono molto! Sono bellissime! Gioca! Oh, Ellie! Hai intenzione di indossare le tue nuove scarpe da sera per giocare! Che dici, Ellie? Hai bisogno di una pausa. Avete appena fatto pausa? È per le scarpe scomode?
credo che a Ellie le scarpe nuove facciano davvero male ai piedi. Puoi dare la palla a Pato, Ellie? Che c'è? Oh, andiamo, è solo un graffietto! È ora di andare a dormire, Ellie. Puoi indossare di nuovo le scarpe domani. Oh, non le ha tolte. Vedo che a Ellie piacciono da impazzire quelle scarpe. Oh, Ellie, come farai a camminare con quelle scomode scarpe ai piedi? Non ci credo. Gioca! Certo, Ellie dice che oggi non desidera giocare. Oh, Pato, dai! Mi sembra davvero una pessima idea! Ellie, non si fa così, però! Pato si stava solo divertendo un po'! Povero Pato! Ellie dice che le dispiace molto. Pato? Pato! Voi che ne dite? Ellie dovrebbe giocare con i suoi amici? Gioca! Gioca con gli amici! Sì, dico anch'io che Ellie dovrebbe andare a giocare con i suoi amici. Ehi, guarda come giochi bene senza le tue nuove scarpette da sera! Evviva Ellie! Evviva Pocoyo! Evviva il gioco! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Oh! Cosa sarà mai? Porta! Esatto! Ma cosa ci sarà mai lì dietro? Secondo voi Pocoyo dovrebbe aprire la porta per scoprirlo? Una porta per andare in cielo? Non mi quadra! Pato! Pato! Cielo! Guarda! Oh mamma!
Ma dove è andato a finire il cielo? Sì, forse Pato vuole restare a guardare i pesci. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo dove è finito Pato? È passato dalla porta! Pato, eccoti qua! Pocoyo ti cercava! Aspetta! Oh, Pocoyo, per un pelo! Pato? Pato, aspetta! Oh no, Pocoyo, temo che tu l'abbia perso di nuovo! Oh cielo, è proprio una strana porta. Prova di nuovo. Ah! L'hai visto? Pato? Sì, era proprio lui. Lui. Eccolo lì di nuovo! Oh, guarda! Un'altra porta! Ancora porte! Non ci credo! Ascolta, ascolta, Pocoyo, non puoi rinunciare così. Ah, quel rumore non mi è nuovo. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi ha fatto quel rumore? Pato, è stato Pato! Sì, avete ragione. Sembrava proprio Pato. Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Pocoyo. Salve, Ellie! Pato! Pato! Evviva! L'hai trovato! Che dici, Ellie? Stai preparando qualcosa? Che cosa starà mai preparando Ellie di così importante? Che bello! Ecco perché Ellie era così occupata! Stava organizzando una festa! Evviva Pocoyo! Mai darsi per vinti! Ciao ciao! Alla prossima! Pato!
Che rumore è? Ah, si parte all'avventura nello spazio infinito! Ehi! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Che c'è, Pato? Vuoi guidare tu il Vamoosh? Oh, mamma, Pato! Potete per favore dire a Pato di fare attenzione? Stai attento, Pato! Forse quel pezzo non era così importante? Di nuovo? Forse lo era! Adesso ti tocca cercare quel pezzo mancante del Vamoosh. Di là! Credo che Pato stia dicendo che vuole cercarlo dall'altra parte, Pocoyo. Ah! Cos'è stato? Via! Pato ha sentito un rumore molto strano, Pocoyo. Forse te lo sei solo immaginato, Pato. No, non te lo sei immaginato per niente! È un... alieno! Non crede affatto che Pato abbia visto un alieno. Diciamolo tutti a Pocoyo che anche noi l'abbiamo visto. Sì! C'è davvero un alieno! Pato! Pato! Attento! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove si trova l'alieno ora? Ce l'hai in testa! Ehi! È il pezzo mancante del Vamoosh! Ecco perché continuava a rincorrerti, Pato! Stava cercando di restituirtelo! L'anguria! Il tuo frutto preferito! Sembra proprio che tu abbia conquistato un'amica speciale, Pato!
peccato. È ora di rientrare a casa. È l'ora del sonnellino. Non preoccuparti, Pato. Puoi tornare un altro giorno dalla tua nuova amica. Devi solo imparare a guidare un pochino meglio. Solo un pochino. Che carino! Evviva Pato! Evviva Pocoyo! Evviva le nuove amicizie speciali! Ciao ciao, alla prossima! Soluzione perfetta. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! L'hai visto anche tu? Lo sai che cos'è? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è questo oggetto? È una gomma usata! È una gomma! Giusto! È una gomma usata che qualcuno ha buttato via. E questo? Ma è una sveglia rotta! E cosa pensi di farci, Pocoyo? Oh, certo, vuoi buttarli via! Beh, perché no? Ancora! Ancora? Ho l'impressione che anche Ronfotto abbia qualcosa da buttare via. Guarda, ora arrivano anche gli altri a buttare via le cose vecchie. Fare le pulizie può essere un divertimento. Ah, è certamente un grande sollievo sbarazzarsi di tutta quella robaccia vecchia. E tu? Piccolo bruco? Oh no, temo proprio che davanti a casa tua abbiano buttato un po' di rifiuti. Ma hai appena buttato tutti quei rifiuti nel mare! Che profumino! Vero, Polpo? Hai ragione, Fred. A nessuno piacciono i rifiuti sulle uova. E ora? Come farai a buttare via tutta quella roba vecchia? Aiuto! Altri rifiuti! Sono d'accordo, Pocoyo. Neanche a me piacerebbe se dal cielo cadessero dei rifiuti sulle costruzioni. A qualcuno di voi piacerebbe ricevere un mucchio di rifiuti nel posto dove state giocando? No! Non ci piacerebbe! Thank you.
Che stai facendo, Pocoyo? Ah, sì! Hai deciso di seguire i rifiuti per riuscire a scoprire dove vanno a finire! Ottima idea! I rifiuti seguono un percorso circolare. E questo perché ognuno continua a buttarli addosso a qualcun altro. Lasciare in giro i rifiuti non è una cosa giusta, non credi? Ma cosa possiamo fare? Io credo che Pocoyo abbia trovato un modo per risolvere il problema. Soluzione ingegnosa! Anziché buttar via i rifiuti, hai trovato il sistema per poterli riutilizzare tutti! Evviva Pocoyo! Evviva il lavoro di squadra! Ciao ciao, alla prossima! Ronfottino sul Vamush. Ehi, buongiorno, Ronfottino. Oh, mamma mia, che cos'era? Ah, sì, qualcuno può dire a Ronfottino cos'era quello? Sono Pocoyo e Pato! Esatto, sono proprio Pocoyo e Pato. E pare che se la spassino alla grande e sul Vamush. Che bello! Ciao! Oh oh, ho l'impressione che Ronfottino cerchi di dirti qualcosa, Pocoyo. Ronfottino vuole che tu gli insegni a guidare il Vamush, Pocoyo. Chiediamoglielo tutti insieme dicendo per favore. Pronti? Ora! Per favore, Pocoyo, ti prego, lascialo provare, insegnagli a guidare. Ok! Dopo pranzo. Ah! Pocoyo ti insegnerà a guidare il Vamush dopo pranzo, Ronfottino. Ronfottino sta dicendo che ha paura che tu ti dimentichi, Pocoyo. Promesso! Ah.
Ronfottino non vede l'ora di imparare a guidare il Vamoosh, Pocoyo. Prima giochiamo. Ma hai detto dopo pranzo, Pocoyo? Ok. Ora, Pocoyo? Dopo. Lo so, Ronfottino, hai ragione, non è giusto. Insomma, Pocoyo te l'aveva promesso. No, 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 Ronfottino, per favore, non è il caso che tu tocchi il Vamoosh prima che Pocoyo ti abbia spiegato... No, Ronfottino! Non voglio guardare! No, non voglio vedere! Svegliati, Ellie! Troppo tardi. Oh, di nuovo! Farai a tirar fuori da lì il Ronfottino. Pato ti sta dicendo di premere quel bottone rosso, Ronfottino! Ah, oh, ben fatto! Ottimo lavoro, Pato! Ora state a sentire. Lo so che siete arrabbiati con Ronfottino, ma non è del tutto colpa sua. Ti ricordi, Pocoyo? Gli avevi fatto una promessa. Qualcuno di voi può ricordare a Pocoyo cosa aveva promesso a Ronfottino? Aveva promesso di insegnarti a guidare il Vamoosh! Sì, esatto! È vero, Pocoyo! L'hai fatto, gliel'hai promesso! Ok! Oh, adesso si ragiona. Evviva Pocoyo! Evviva le promesse che si mantengono! Ciao ciao, alla prossima! Detective Pocoyo. Ciao, Ellie.
È davvero una splendida giornata per fare un picnic, vero? Oh no! Quello sembrava proprio un tuono! Corri a mettere via le tue cose, così non si bagnano! Oh no, ma che tuono è tuono! Era solo Pato che suonava il tamburo! Eccoci di nuovo qui! Si ricomincia da capo! Qualcuno di voi può dire a Ellie cosa o chi manca nel suo picnic? La bambola! Manca la sua bambola! Calma, calma, Ellie, niente panico. Sono sicuro che la tua bambola sia qui da qualche parte. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Ellie? Ellie, non penserai davvero che Pato abbia preso la tua bambola? Non lo faresti mai, vero Pato? Visto? Ellie, non sei per niente gentile! Ma Ellie, Ronfotto non può aver preso la tua bambola! Ellie, basta così. Questo è davvero troppo. No, Ellie, il bruco non avrebbe potuto prenderti la bambola neanche volendo. Ciao, Pocoyo. Ciao. Ellie, non fare così, devi calmarti. Ellie è così triste perché ha perso la sua bambola, Pocoyo. Come, come, Pocoyo? Hai un'idea per aiutare Ellie? Che cosa è questa? Detective Pocoyo. Investigatore Pocoyo. Certo, certo, questo deve essere l'ufficio del Detective Pocoyo. Siediti! Vedi, quello che Ellie sta cercando di dirti è che ha bisogno di qualcuno che la aiuti a trovare la sua bambola. La trovo io! Pare che il detective Pocoyo abbia trovato un sospetto. Non penso che Pato abbia preso la bambola. C'eravamo anche noi, l'avremmo visto. Tu? Credo che Pocoyo voglia sapere se qualcuno di voi ha rubato la bambola. No, no, Pocoyo! Ecco il detective Pocoyo che ora sta pedinando un altro sospettato. Non ancora! Su, Ellie, non mettiamo fretta al detective Pocoyo. Trovare una bambola smarrita può prendere tanto tempo. Il detective Pocoyo è tornato a esaminare la scena del crimine. Ellie chiede se per caso hai già trovato qualcosa. Guarda, Ellie! È la tua bambola! No, ce l'hai proprio lì vicino! Tutti insieme potete dire a Ellie dov'è la sua bambola. Dietro di te! Sul letto! Devi averla messa nella borsa quando hai sentito il tuono e hai pensato che sarebbe piovuto. Signor detective,
Ellie dice che puoi smettere di cercare. Già, direi che ormai il caso è decisamente risolto. No! No! C'è qualcosa nel comportamento di Ellie che sembra decisamente sospetto al detective Pocoyo. Ellie ha tenuto con sé la sua bambola per tutto il tempo. Il detective Pocoyo pensa che tu debba molte scuse ai tuoi amici, Ellie. Oh, è davvero una bella giornata per te con pasticcini e misteri nascosti. Evviva il detective Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Monopattino. Ciao Pocoyo. Ciao. Ciao Pato. Ehi, questo cos'è? Monopattino. Monopattino. E di chi sarà questo bel monopattino rosa? Di Ellie. E poi cosa ci farà qui? Forse lei se l'ha dimenticato, che ne dici? Pensi che bisognerebbe riportarglielo? Sì! Riportiamolo, Ellie! Riportiamoglielo! Oh oh! Pato, sei un vero mago del monopattino, lo sai? Ecco a voi Pato, che vi lascerà senza fiato con un numero speciale sul monopattino! Fantastico! Questo significa saper fare acrobazie sul monopattino, Pato! Wow! Bello il tuo bruco monopattino, Ronfottino! Pato pensa che dovresti star lì a scattare foto, Ronfottino, almeno finché non sarai un po' cresciuto. Oh cielo, qui non si scherza affatto! Ehi! Guardatelo! Oh no, Ellie si arrabbierà moltissimo quando lo troverà rotto. Ma Pato, il monopattino è di Ellie! Pato si sta divertendo troppo e non se lo ricorda.
Oh, santo cielo, no! Pato, no! Era il monopattino di Ellie! Ricordi, Pato? Ellie! Ellie! Oh, e adesso cosa facciamo? Pensi davvero che a Ellie piaccia la tua scultura tanto quanto il suo monopattino? Qualcuno può dire a Pocoyo chi arriva? Ellie, arriva Ellie! Pato, ma quello sei tu? Ciao, Ellie! No, non salire sul monopattino! Aspetta, aspetta! Oh, Ellie! Troppo tardi! Vedi, Ellie, il tuo monopattino è rotto. Non lo riparate, non occorre. Hanno fatto del loro meglio. Sul serio, non dovresti... Li abbracci. Quindi non sei arrabbiata perché ti hanno rotto il monopattino? Ma che sta succedendo? Ah, ecco! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo con cosa Ellie sta giocando? Giusto, ed è davvero un monopattino molto bello. Meno male. Ci siamo preoccupati tanto senza motivo. Evviva Pocoyo! Bisogna sempre dire la verità. Ciao ciao, alla prossima.